Scarica la nuova app di Bologna Teatro e sarai sempre aggiornato sugli spettacoli a Bologna e provincia. Notizie, interviste, recensioni, video. Ascolta le interviste ai protagonisti, approfondisci gli spettacoli in evidenza, leggi le nostre recensioni. Aggiornamenti sulle modifiche ai programmi dei teatri, suggerimenti su cosa fare prima o dopo teatro. Scaricala subito dal Google Play Store. Si conclude il 4 maggio alle 19 allo spazio binario di Zola Predosa la stagione Contro Natura, Lucciole e Mormorini. Abbiamo parlato a inizio stagione, organizzata dall'Associazione Culturale Cantaride. Si chiude con uno spettacolo importante con un grande attore, Roberto Latini, lo spettacolo Della delicatezza del poco e del niente di Mariangela Gualtieri. Roberto Latini, ben trovato. Grazie a voi, ben trovati. Allora, raccontaci di questo spettacolo, è un, possiamo dire, un recital in qualche modo? Beh, sì, per me è un privilegio quello di essere nelle parole poetiche di Mariangela Gualtieri, nella sua sensibilità, insomma, nella sua anche accondiscendenza, mi viene da dire, nel permesso che mi dà di frequentare così le sue parole, le sue combinazioni, e poi la poesia è un po' il suo stesso tentativo, e quindi mi sento così aggiunto a questo tentativo, insomma, attraverso le parole di Mariangela, che potesse delle poete più importanti del nostro tempo, insomma, per la sua anche capacità, insomma, trasversalità teatrale, per la sua storia. È un'occasione che mi onora e che davvero mi riempie di piacere, insomma, di responsabilità rispetto alla restituzione di quanto è bello poi, insomma, leggerle. Questo è un po' quello che accade ogni volta quando si ha magari a che fare con qualche cosa che si sente così nei pressi, no? Allora di riuscire a tenere il fuoco su quella privatezza che non può diventare privazione. Giusto per dare due coordinate a chi ci ascolta e che magari non ha chiaro di chi stiamo parlando, Mariangela Gualtieri, insieme a Cesare Ronconi, tra le altre cose, oltre a essere poetessa, appunto, e drammaturga, ha fondato il Teatro Valdocca, e invece Roberto Latini è l'attore, prima ho detto grande attore, non per niente, anche con certificato, perché il premio UBU 2017 come miglior attore l'hai avuto tu l'anno scorso, quindi anche questo è un riconoscimento del grande lavoro che hai fatto in tanti anni di carriera. Ma io ti volevo chiedere questo invece, ma in parte mi hai anche già risposto, ma che cosa ti colpisce di più dei testi che hai scelto per questo spettacolo dedicato alle poesie di Mariangela Gualtieri, intitolato, lo ricordo, Della delicatezza del poco e del niente? Beh, quella davvero capacità che hanno le parole, di Mariangela Gualtieri, insomma, di essere lì semplicemente, di essere così vicine, da avere una prossimità con quelle finestre che si aprono sul personale, sono anche, credo, nell'esattezza della lettura, perché al di là, ecco, del lavoro che invece Valdoca, proprio con i testi di Mariangela, che diventano, attraverso il lavoro di Cesare Ronconi, drammaturgia, e quindi diventano la scrittura, diventano scrittura scenica. Queste occasioni qui hanno invece il disarmo, ecco, per dirla più precisamente, il disarmo proprio della scena, a favore dell'ascolto e di quanta immaginazione può venire dall'ascolto. Sabato 5 maggio al Teatro di Celebrazioni ci sono Davide Calabrese e Lorenzo Scuda, due degli Oblivion, in Far finta di essere G, un omaggio a Giorgio Gaber e al suo coautore Sandro Luporini. Lorenzo Scuda, benvenuto. Ciao, bentrovati. Raccontaci di questo spettacolo che io ho già visto tempo fa, è uno spettacolo che tu e Davide portate in giro da un po' di anni, ma che adesso ha una veste nuova, un tocco nuovo. Ma sì, praticamente rimane sempre solo il titolo, ma noi da tanti anni ogni tanto lo prendiamo e gli facevamo qualche restyling, qualche ritocco. Ci piace sempre rimettere alla prova dei tempi quel repertorio di Gaber, perché ci affascina ancora molto. Poi è successo che una roba simile a quella cosa che avevi visto tu, credo, è andata in scena l'anno scorso al Piccolo di Milano, ed è stata una serata che è molto bella, un ottimo successo, eccetera. Allora ci siamo guardati un attimo e abbiamo detto: ma perché non portare fino in fondo a compimento questo progetto, insomma? E l'abbiamo portato a compimento chiamando, ovviamente, cosa gli mancava? Gli mancava, invece che farlo negli spizzichi e bocconi del tempo, insomma, nelle pause, gli mancava dedicargli un po' di tempo solo a lui, con qualcuno che assieme a noi ne finisse di curare la compiutezza.
E quindi l'abbiamo affidato nelle mani di Giorgio Gallione, del nostro regista di riferimento in questo periodo, no? Che ci ha aiutato lavorando. Lui è un grande esperto di Gabriele, che ha fatto anche un sacco di regista di Gabriele in passato, con Marco Re, con tanti altri attori. E la sua confezione è stata molto intervente, già, è stato molto bello. E effettivamente adesso è uno spettacolo che ha più un senso dall'inizio alla fine, tutto pensato, tutto studiato, ci piace molto farlo. Tu prima hai detto una cosa, vogliamo mettere alla prova dei tempi i testi di Gaber e Luporini, e io credo che reggano tranquillamente, ma dimmi tu. Ah no, ma sì, assolutamente, era quasi retorica. Reggono, tra l'altro la cosa bella è che reggono scritti ad anni di distanza l'uno dall'altro,